Ben trovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio e Antonio De Leonardis. Ciao Antonio, come stai? Infreddolito? A parte il freddo, sì, ma sono ben coperto, quindi vado avanti. Però possiamo dire che ci riscalda questo, possiamo dirlo, meraviglioso Pescara, il rimonta addirittura. Beh sì, quella, l'ultima è stata veramente un'impresa, quella di Salerno, che un po' rilancia parecchio anche le ambizioni di questa squadra, che insomma la vigilia del campionato diciamo che aveva poco credito. Per la verità anche oggi, leggendo i giornali, le previsioni danno sempre la squadra di Pillon un po' di rincalzo rispetto alle grandi favorite, cioè Palermo, Verona e via dicendo, Lecce anche. Però io credo che appunto questa impresa di Salerno sia stata veramente eccezionale, perché insomma 2-0 dopo mezz'ora, tra l'altro con un gol annullato, un rigore anche insomma un po' dubbio, e poi questa squadra ha avuto una reazione eccezionale, soprattutto ha tirato fuori il miglior mancuso della stagione, questo attaccante veramente con la sua tripletta si è rilanciato anche lui, anche se insomma il suo campionato è stato eccezionale fin dall'inizio, soprattutto nel momento in cui gli hanno dato finalmente fiducia per giocare al centro dell'attacco. È l'attaccante più forte del Pescara, spesso è stato sacrificato come esterno, anzi piuttosto sprecato come esterno, mentre invece il suo ruolo è proprio questo, quello di centravanti, di attaccante, punta centrale, che ha dato veramente una spinta in più a questa squadra, che però accanto a Mancuso ha messo in evidenza insomma un collettivo in piena salute. Si è rivisto per esempio Marras, che è stato protagonista di due assist, questo attaccante che ha problemi col gol, perché anche questa volta ha colpito un palo e non riesce a centrare la porta, però è determinante con la sua corsa, ma a parte i singoli insomma è piaciuto proprio l'insieme, la capacità di questa squadra contro, insomma, uscire in rimonta con questo 4-2 a Salerno è veramente un segnale forte. Quindi il Pescara arriva alla sosta in maniera, nel migliore dei modi, insomma 32 punti in classifica sono tantissimi, è al secondo posto assieme a Lecce, e quindi insomma certo è ancora presto per dire quali possono essere le ambizioni, però è un bel biglietto da visita. Sicuramente il campionato di B come sempre comincia a dare i suoi primi verdetti verso marzo, quando capisci bene o male quali sono le possibilità delle varie squadre, però il Pescara ci arriva in, diciamo, in pole position, quindi adesso l'importante è intanto cioè c'è questo, l'avversario da battere in questo momento della sosta è il mercato, perché spesso il Pescara nel mercato di gennaio ha fatto dei disastri, quindi io spero che questa volta, ma anche a sentire il presidente, c'è la voglia comunque di non rompere il giocattolo, magari di ritoccarlo con qualche uscita obbligata, che so, io penso a Cocco, che oramai penso, tra l'altro, è un giocatore in scadenza di contratto, quindi difficilmente resterà. C'è da vedere quale sarà il destino di Monachello, che insomma è tra quelli che bene o male non hanno dato un grande risultato in questo girone d'andata, che io credo che l'obiettivo della società sia quello di trovare comunque un attaccante, secondo me un attaccante d'esperienza che possa fare tranquillamente la panchina, ma essere affidabile nel momento in cui Villon lo chiamasse in prima squadra. E magari un difensore. In uscita si parla anche della possibilità che possa essere ceduto Macin, che ha diverse richieste, o anche Palazzi, che insomma sta giocando poco e magari potrebbe cercare di trovare una sistemazione diversa, però l'essenziale è non rompere il giocattolo, questo è il primo obiettivo. Tra l'altro in questo momento la novità c'è stata in settimana con il direttore sportivo Luca Leone, che è passato alla Ternana, sarà operativo proprio in questi giorni, e dall'altra parte torna a pieno titolo, con anche
non solo come direttore tecnico ma anche come direttore sportivo, Giorgio Repetto, che insomma in passato ha fatto veramente le fortune di questa società, scovando giocatori anche a costo zero. Parlo di Lapadula, di Memusciai, di Melchiorri, insomma Repetto è un grandissimo conoscitore di calcio e credo che il suo contributo sarà determinante, tra l'altro tenendo conto anche della sua lavoro in simbiosi con Pillon, che lui stesso ha voluto sulla panchina del Pescara l'anno scorso quando si rischiava la retrocessione. Insomma, credo che le premesse per un mercato comunque tranquillo, in ordine con quelle che sono le possibilità della società, ci sia, e quindi c'è solo da aspettare, intanto da godersi questo primo grande passo che ha fatto la squadra. Insomma, ti sembra di vedere una mentalità anche della società che può essere una mentalità da massima serie? Ma questo, sai, la mentalità non basta però, purtroppo, nel calcio, perché c'è ancora troppa differenza tra le squadre che arrivano dalla B, magari promosse, per inserirsi in un campionato che è un'altra dimensione, un campionato in cui non c'è solo il dominio della Juve ma anche la distanza abissale che c'è tra le grandi squadre e le piccole, insomma, lo vediamo anche nella classifica. Alla fine ogni anno chi arriva dalla B soffre, o comunque il 99% retrocede immediatamente in B. È capitato a Frosinone, al Carpi, al Benevento, insomma non ne fa, oltre che al Pescara ovviamente per due volte, per cui importante secondo me è fare il passo secondo la gamba, andare avanti con questa capacità anche di lanciare dei giovani. Ecco, tra le operazioni di mercato si parla anche di una possibile cessione di Del Sole, che è richiesto dal Cosenza. Io spero che non si faccia, perché questo ragazzo a mio avviso è uno dei più forti, dei talenti che ha in organico. Finora è stato utilizzato poco, però quelle poche volte, ricordiamo solo la partita con Lecce con la sua doppietta in 10 minuti, sarebbe veramente, a mio avviso, deleterio rinunciare al suo apporto per un girone di ritorno che si preannuncia molto, molto, sempre molto difficile. Sebastiani, anche in qualche uscita televisiva recente, non ha fatto nomi, però ha delineato un po' il profilo dell'attaccante che dicevi tu e ha lasciato intravedere la possibilità anche di un difensore. Mosse giuste? Ma sì, anche perché tra i giocatori, soprattutto dipende dalle uscite, come ti ho detto, giocatori che sono stati poco utilizzati, per esempio in difesa il Pescara Fornasier, che non ha fatto nemmeno un minuto in prima squadra, pur essendo un giocatore molto valido, che fa capire che ci sia la volontà comunque di sistemarlo d'altra parte e magari chiudere il buco con un nuovo arrivo. A mio avviso servirebbe comunque, se si deve fare questa operazione, un difensore esterno che possa far tirare il fiato a Del Grosso, per esempio, che sta facendo un grande campionato, però è sempre un giocatore di 36 anni che ha bisogno anche a volte di tirare il fiato. Bisogna vedere anche, si spera che possa migliorare il rendimento di Cioffoli, che sicuramente è tra quelli che non hanno brillato per la condizione fisica precaria all'inizio, insomma non è fatto il campionato finora che ci si aspettava, ma le qualità ci stanno. E poi a gennaio recupererà anche Campagnaro, che insomma che è stato anche determinante nel primo boom di questa squadra, tra l'altro validamente sostituito in questa fase da Scognamigli, altro giocatore d'esperienza che comunque aiuta a stare, tutti e due credo che stiano aiutando a crescere parecchio Gravillon, che in questo momento credo che sia il giocatore anche più seguito sul mercato, perché lui è un ragazzo che veniva dall'Inter, però col Pescara soprattutto quest'anno ha trovato una valorizzazione esponenziale che potrebbe anche riportarlo magari non adesso ma a giugno a ritrovare un posto in Serie A anche in squadre ambiziose. E venendo appunto alla Serie A, c'è da dire che lì davanti un po' la situazione è immutata, con la Juventus che sembra appartenere ormai a un altro campionato, però il Napoli e l'Inter comunque inseguono e magari una piccola speranziella la possono ancora nutrire?
Non ci credo. Più il Napoli che l'Inter, ovviamente. Non ci credo, perché credo che la distanza sia veramente abissale, soprattutto sul piano della qualità, della completezza dell'organico. La Juve è veramente di un altro pianeta, non solo per Ronaldo, molto per Ronaldo, ma insomma nell'insieme, anche nella gestione che continua a portare avanti Max Allegri. Tra l'altro, ecco, adesso il campionato è fermo, la Juve sta già pensando all'anno prossimo col mercato, probabilmente arriverà a Ramsey, che è uno dei talenti, un centrocampista dell'Arsenal, che potrebbe arrivare a giugno, quindi il progetto Juve va avanti anche assieme appunto ai successi che sta avendo in campionato. Tra l'altro il prossimo appuntamento è la Supercoppa italiana con Juve e Milan, che si troveranno di fronte il 16 gennaio a Jeddah in Arabia Saudita, per questo, anche questo importante trofeo. L'anno scorso, ricorderai, la Lazio riuscì a beffare la Juve, questa volta insomma il Milan ci arriva un po' con le ossa rotte, la squadra ancora con tantissimi problemi, con Gattuso sempre sulla griglia, perché insomma non convince, ma il problema del Milan è che in effetti è una squadra che non ancora riesce a ricostruirsi, nonostante gli arrivi in società di diversi ex, da Leonardo a Maldini, però ancora per crescere ha bisogno soprattutto di giocatori importanti. Non credo che sia in questo momento sia in grado di farlo. Per quanto riguarda il Napoli, credo insomma che sia in effetti la vera alternativa alla Juve, anche se a distanza notevole, perché ha trovato continuità con Ancelotti, ha cambiato gioco ma non ha cambiato risultato e nemmeno in parte lo spettacolo, perché sì, la squadra di Sarri giocava sicuramente un calcio più bello, però quello di Ancelotti è diventato un Napoli anche più pratico, che ha avuto insomma l'unica delusione in questo momento è l'uscita dalla Champion, in parte immeritata, soprattutto perché è capitata in un girone di ferro, ancora era veramente difficilissimo passare, però ci è andato vicinissimo. Quando riguarda l'Inter, credo che abbia ancora grossi problemi, soprattutto di gioco, perché a me non convince Spalletti, che insomma questo Inter fa una fatica notevole a imporre il proprio gioco, cioè, c'ha poca qualità al centrocampo, quindi ha bisogno di tanti fraseggi, di azioni lunghe, spesso anche noiose, per cercare di liberare Icardi, che è poi l'unico vero terminale offensivo. Icardi che alla fine, se vai a vedere, riesce a fare solo uno o due tiri a partita, eppure tra gli attaccanti più prolifici della Serie A. Avrebbe bisogno di cambiare passo. L'anno scorso, proprio a gennaio, Spalletti trovò due giocatori importanti, Cancelo e Rafinha, che con la loro qualità e la loro corsa cambiarono un po' le sorti, le capacità di questa squadra. Quest'anno la vedo un po' più difficile. Comunque credo che l'obiettivo dell'Inter sia quello comunque di arrivare tra le prime quattro, e questo credo che sia alla portata, magari, che sto dando maggior spazio a Lautaro Martinez, che l'allenatore si ostina a non proporre assieme a Icardi, perché le sue idee di gioco sono diverse, però quando entra a coppia con Icardi poi magari fa gol decisivi, come gli è successo negli ultimi turni. Soprattutto poi, con il Napoli. Esatto, sì, quello con il Napoli. E poi credo che insomma la novità più importante dell'Inter sia soprattutto Politano, che sta confermando tutte le sue qualità. Noi l'avevamo visto a Pescara quando era ancora un ragazzino, era arrivato qui a 20 anni, alla sua seconda esperienza in Serie B, e si vedevano delle doti eccezionali. Con gli anni è cresciuto tantissimo, oggi credo che sia uno dei giocatori più determinanti dell'Inter assieme a Icardi. Ecco, invece andando un attimo al basket, c'è da dire intanto che, c'è una difficoltà che è emersa per quanto riguarda il basket in carrozzina. Ai noi, l'Amicacci si prepara alla Coppa dei Campioni, ma c'è un problema economico. Esatto, sì, il problema è questo, appuntamento per marzo, però per partecipare a queste finali di Champions, di Coppa dei Campioni,
c'è bisogno di un versamento di 12.000 euro, che non sono pochi per una società come la Micacci, quindi si spera che venga fuori, c'è stato qualche imprenditore che si è fatto avanti, che per quando sarà la scadenza si riesca a trovare questa cifra che permetta a questa società, che va ricordato è sulla breccia da ben 37 anni, tra l'altro con risultati eccezionali nel campo del basket in carrozzina, che possa partecipare a questo appuntamento comunque prestigioso, a prescindere da quello che può essere il risultato. Sicuramente troverà squadre e società più forti, però insomma togliergli questa a questi ragazzi la possibilità di partecipare a un evento simile veramente sarebbe un delitto, quindi mi auguro proprio che anche che ci sia modo di trovare questa cifra, che poi non è così onerosa, diciamo che è possibile, voglio dire, per cui spero che qualche imprenditore si faccia avanti per dare una mano a questa società, soprattutto a questi ragazzi che portano avanti con notevoli sacrifici ma anche con tanta passione questo sport, che è all'avanguardia appunto in Abruzzo proprio grazie alla Micacci. E intanto le altre del basket abruzzese comunque si preparano alla fase clou della stagione, vero? Ma sì, è finito il girone di andata per l'Unibasket Amatori, è stato un capolavoro, insomma, un cammino trionfale, visto che nell'ultima partita giocata prima della sosta ha raggiunto la nona vittoria consecutiva, quindi ha superato anche la prova del 9. Adesso si appresta a iniziare il girone di ritorno, che può dargli ancora una spinta maggiore, intanto magari trovando subito un 10 e lode con la decima successo consecutivo. Adesso avrà due trasferte consecutive, il 6 gennaio a Bisceglie e l'altro sempre in Puglia, e poi giocherà tre partite consecutive in casa, tra cui lo scontro con il San Severo, che è la squadra che sta dominando il campionato. Comunque l'Unibasket Amatori è al secondo posto, ha staccato le altre, cresce di partita in partita, quindi credo che l'obiettivo di arrivare comunque alle spalle del San Severo sia alla portata di Raiola, che tra l'altro di settimana in settimana conferma le sue notevoli qualità come tecnico, veramente uno dei migliori della categoria, tra l'altro emergente direi alla sua seconda stagione sulla panchina, dopo aver chiuso a 40 anni da protagonista in campo. Credo che abbia un grande futuro, e intanto questo futuro se lo deve costruire, se lo sta costruendo proprio con l'Amatori, quindi il campionato è ancora tutto da decidere. Per quanto riguarda già il secondo posto, credo che sia un risultato eccezionale, però intanto c'è ancora questa finestra aperta sulla possibilità di magari agganciare il San Severo in una gara di andata, tra l'altro anche con qualche torto arbitrale. L'Amatori uscì sconfitta di soli 5 punti, San Severo che comunque è una vera corazzata, giocando in casa, perché no, dipende da come ci arrivi. In questo momento sicuramente è una squadra in crescita, e quindi questo dà la speranza che possa anche comunque giocarsela in questa sfida con San Severo. A proposito di giocarsela, se la giocheranno le squadre abruzzesi del calcio a 5, perché ci sarà un evento importante che riguarda un po' appunto il calcio a 5 abruzzese, vero? Eh sì, perché appunto riparte. Ci sarà da divertirsi. Riparte il campionato, riparte il 6 gennaio appunto, e riparte col derby a Chieti tra la Color Max Civitella e l'Armata Acque Sapone. Sulla carta pronostico ovviamente tutta la parte dei campioni d'Italia, che già insomma in questa stagione hanno addirittura messo insieme tre trofei. Però il derby ha sempre il suo fascino, tra l'altro sulla panchina della Civitella c'è un grande ex del calcio a 5 pescarese, ovvero Palucci, che è stato protagonista col Pescara di tantissime
di tantissime vittorie, anzi nel periodo insomma in cui questa, il calcio a 5 pescarese è cresciuto, lui è stato diciamo un punto di riferimento. Credo che se ne sta cavando benissimo anche come tecnico. Speriamo di assistere a una bella partita con il Civitella, che difficilmente si andrà in campo con la voglia di arrendersi, anzi di cercare di giocarsela. Poi insomma il campo dirà quali sono le distanze tra queste due squadre. Favorita la Questapone, ma intanto è bello che ci sia ancora un derby abruzzese in una massima serie. Insomma, noi saremo qui comunque a raccontarlo fra 7 giorni, perché insomma lo sport non si ferma, anche se c'è il calciomercato. Sì. Che dire, Antonio, vogliamo fare gli auguri di una buona Epifania ai nostri ascoltatori? Ma sì, tanti auguri a tutti, speriamo appunto che anche la Befana porti qualcosa di bello e di nuovo per tutti gli abruzzesi, non solo per quelli dello sport. E allora, da Massimiliano Spiriticchio e Antonio De Leonardis, a risentirci. Alla prossima.